Giovanni Battista fa il suo ingresso nel mondo. Vestito di peli di cammello, il suo messaggio è eterno. Si rivolge anche a noi. Anche noi dobbiamo preparare la strada del Signore perché il sentiero si apra nei cuori. Dio viene, viaggiatore dei secoli e dei cuori. Viene come seme che diventa albero, come lievito che solleva la pasta, come profumo di vita per la vita. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada. Il profeta vede il cammino di Dio nella polvere delle nostre strade. Dal Vangelo secondo Marco. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Cosa possiamo fare per spianare la strada a Dio? Ci sentiamo dentro troppe montagne o troppi abissi e ci pare impossibile creare una via piana a Dio. Sono quei burroni che ci siamo scavati nel tempo, con le nostre ottusità e infedeltà, fino a rischiare che diventino abissi, che quando ti inghiottono difficilmente ti restituiscono alla vita. Sono quelle colline di piccole e grandi superbie di cui abbiamo costellato la vita, facendone come una catena che imprigiona e non apre alla venuta del Signore. L'ordine di Dio è di colmare burroni e spianare colline fino a creare una grande strada su cui poter correre verso di Lui. Mi viene offerta la possibilità di colmare i vuoti della mia vita, il vuoto di tante azioni senza significato. Nel cuore, è lì che dobbiamo preparare le vie, cambiare e convertirci. Come Giovanni il Battista, il credente apre strade nel deserto, cioè indica prospettive di speranza anche in quei contesti esistenziali impervi, segnati dal fallimento e dalla sconfitta. E il deserto diventa cuore del mondo. O Dio, Padre di ogni consolazione, che all'umanità pellegrina nel tempo hai promesso nuovi cieli e terra nuova, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui ti manifesterai pienamente e ogni uomo vedrà la tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.